Luca Parlattini, che dire, sono passati ben 364 giorni dall'ultima partita con l'Alta Frate Padova e oggi con l'Ata Trento, nonostante una partita molto sofferta, siete riusciti a portare a casa il massimo possibile, i tre punti. Sì, si vede tutto quello che è successo in questo periodo. La sosta di un mese quando c'è stato il picco di contagi, i 14 giorni di quarantena, i problemi che abbiamo avuto nel reparto centrali, le poche amichevoli fatte. Dobbiamo trovare ritmo, dobbiamo fare gare e crescere gara dopo gara. E quanto possono essere importanti le assenze, il giocare molto velocemente, perché comunque vada, è un campionato cortissimo e soprattutto si gioca abbastanza a ritmi molto alti. Dovremmo essere bravi a trovare presto la forma, gli automatismi e la quadra, che adesso non abbiamo ancora. Infatti nel primo set si è visto, avete giocato con tanta difficoltà, però pian piano che la partita è andata avanti vi siete sempre più sciolti, avete sempre preso più ritmo. Sì, dopo un anno di inattività l'inizio è sempre sentito e presenta anche un po' di tensione. Poi dopo abbiamo iniziato a fare cose migliori, a giocare molto più sciolti, ma non abbiamo ancora automatismi, non abbiamo ancora un modo di giocare che ci può far fare delle belle cose. E in vista della prossima giornata, che sarà sabato prossimo, dove potete finalmente tornare nel palazzetto di casa Volano, l'Arena Biancorossa, andrete a affrontare una delle vostre principali avversarie, che è la Nardi Volta. Sì, io in questo campionato non vedo più principali avversari o squadre materasso, perché in base a quello che succede durante la settimana, quello che riesci a fare, come ti alleni e quant'altro, sono tutte partite dove puoi vincere, perdere, può succedere di tutto. Quindi quello che dobbiamo fare è costruire un nostro modo di giocare e stare lì per tutto il set, per tutta la gara, che non abbiamo ancora. È una cosa che non abbiamo ancora. Grazie Luca, in bocca al lupo. Crepoli.